possibile che senza deregolizzazione non sia recuperabile un concetto, uno solo, senza il quale siamo condannati al declino: la centralità della persona. È la centralità della persona. L'essere attenti alla persona, che non deve mai per noi diventare un numero. Noi le persone le conosciamo col nome e cognome. È una grande storia di questa banca, che è nata a Monosportello, è nata non si sa come, in un quartiere periferico dell'estrema periferia di Roma, e poi è diventata la più grande banca di credito cooperativo italiana dopo tanti, tanti anni. Non ci siamo mai allineati a quello che facevano gli altri istituti di credito. Noi siamo andati avanti per conto nostro, con i nostri prodotti, col nostro modo di lavorare, col nostro modo di guardare negli occhi la gente e capire le loro necessità e capire quello che volevano. E quanto ci siamo resi conto che si trattavano di persone serie, senza algoritmi, abbiamo subito concesso i finanziamenti e abbiamo salvaguardato 500 posti di lavoro. E questo mi sembra già un fatto che internamente ci fa bene. Oggi è una giornata importante, addirittura si è parlato di un gemellaggio fra le due banche di credito cooperativo, la Banca d'Alba con la Banca di Roma, che è la prima banca italiana, con la seconda. Sarebbe un bel fortificarsi. Ma no, il nostro spirito oggi era di condividere questo percorso storico del dottor Liberati. E la storia della Banca di Roma è un po' come quella di Banca d'Alba, per cui abbiamo voluto condividere tutti insieme quelli che sono i principi e lo spirito del credito cooperativo, la presenza dei nostri collaboratori e dei tanti amici con cui stiamo condividendo un percorso importante che, come ben sottolineava il dottor Azzi, il presidente di Federazione Lombarda delle BCT, potrà portare magari fra qualche anno davvero a essere ulteriormente leader a livello bancario. La banca della gente, ma è questo il vero motto, con i servizi che offrite e tante altre cose. Noi non siamo mai cambiati, in fondo, nel nostro lavoro continuiamo a farlo come sempre. Certo, ci adattiamo a quelle che sono le nuove normative, ci adattiamo anche a quelli che sono gli strumenti tecnologici, ma il nostro rapporto con la persona credo che vada al di là di quelle che possono essere cambiamenti sia tecnologici che normativi. Ci siamo riconosciuti pienamente in questo concetto di banca della gente e ci siamo sentiti importanti per la funzione che svolgiamo nei confronti delle famiglie e delle aziende di questo territorio. Una banca di credito cooperativo vive in ragione di quanto è utile all'economia del proprio territorio. Il gemellaggio c'è già nei fatti, perché proprio veramente ci interpretiamo al meglio. Roma è ovviamente la capitale d'Italia, una città importante. Noi Alba rappresentiamo la provincia, ma della provincia rappresentiamo la parte più laboriosa, quella che frutta ovviamente al meglio il proprio territorio, e quindi ci sentiamo orgogliosi di essere gemelli della Banca di Roma. Presentando il libro La Banca della Gente è emerso proprio che per voi il socio è sacro. Assolutamente, assolutamente. Il socio prima di tutto. Non c'è un piano strategico che non inizi dal socio, non c'è una nostra iniziativa che non inizi dal socio. Il socio è la centralità assoluta e noi cerchiamo di essere all'altezza delle esigenze dei nostri soci. Noi non possiamo dimenticare chi siamo, noi siamo nati come banca mutualistica, quindi siamo una banca della comunità, fatta di persone della comunità. La nostra funzione è quella di capire quali sono le esigenze dei nostri soci e delle persone che collaborano con la banca per poter dare delle risposte che siano più aderenti possibile a queste esigenze. È solo una forma mutualistica può permetterci di esercitare questo ruolo, e quindi è assolutamente una scelta quella di rimanere credito cooperativo che non poteva essere altrimenti.